del campo di concentramento di Auschwitz. Siamo già preparati psicologicamente, in quanto consapevoli del fatto che può essere un'esperienza alquanto toccante. Ci vediamo ad Auschwitz. È stato avviato praticamente il 14 giugno del 1940, dopo che i nazisti tedeschi occuparono la Polonia. Il campo era una vecchia installazione militare, le caserme militari dell'esercito polacco, che è stato abbandonato e dunque successivamente preso in mano dai tedeschi, la quale fecero appunto il campo di concentramento. Da qui possiamo vedere tutti i vari centri collegati ad Auschwitz, dove la gente praticamente è nascosta, tra virgolette, e da questi luoghi poi veniva prelevata e portata al campo di concentramento di Auschwitz. Questo è il numero dei deportati ebrei ad Auschwitz. Potete notare la quantità delle persone provenienti dai vari paesi. Ad esempio dall'Italia furono deportati 7.500 ebrei. Le foto documentano l'arrivo dei deportati nel centro di sterminio. Ovviamente non rispecchiano la realtà dei fatti, ovvero che l'accoglienza non era veramente così tranquilla. Possiamo notare che i militari tedeschi sono senza mitragliatrice, senza armi da fuoco o comunque con i cani, e invece nella realtà si presentavano in tutt'altro modo, appunto, come descritto. A deportati veniva concesso di portare con sé un bagaglio che non superasse i 50 kg. Dunque tutti si preparavano appunto tutto l'occorrente necessario che serviva per la sopravvivenza del campo. Ovviamente di questi bagagli il contenuto veniva ispezionato dai nazisti, tutto quello che ritenevano opportuno lo spedivano in Germania alle famiglie bisognose. Questo è il veleno che veniva usato per lo sterminio di massa dentro le camere a gas. Per uccidere circa 1500 persone bastavano circa 6-7 barattoli di questo. Luogo venivano impiccati i deportati che tentavano di fuggire dal campo. Venivano presi dai nazisti, facevano delle specie di adunate qui e all'appello si presentavano e venivano così impiccati.
nella camera gas dove veniva l'esecuzione. Questo terreno che i nazisti usavano appunto per accoglierli, li facevano lavorare. Questi sono i vagoni che costituivano appunto i treni con la quale i deportati arrivavano ad Auschwitz. E non sapevano dove andassero a finire. Per cui quando arrivavano qui a destinazione loro provavano una sensazione di sollievo, non conoscendo ancora il loro destino. Una volta arrivati qui venivano divisi donne con le donne, uomini con uomini. La nostra visita qui ad Auschwitz e Birkenau è giunta al termine. Il consiglio che posso dare è quello di venire. Una macchia che ha segnato l'umanità intera. E che veramente fa capire che l'uomo è capace di tutto. Dobbiamo ricordare Auschwitz e voltare pagina. Da Auschwitz vi salutiamo, la speranza di avervi lasciato qualcosa dentro.